Buonasera Rocker, bentornati su Metal Detector di Sotterra l'Underground. Stasera siamo qui con Alex e ci delizia della sua presenza. Ciao a tutti. E adesso ci andiamo a sentire la scheda preparata dalla nostra Tania del gruppo di stasera. Ci sono delle band che hanno la capacità quasi innata di fare comunità. Salgono sul palco, afferrano le chitarre, le bacchette si posano sul rullante e vai. Si è tutti una persona sola, un corpo unico che vibra della stessa emozione, della stessa rabbia, della stessa delusione. Queste sono le parole che la Repubblica ha dedicato agli aretini Onion Rings, attivi dal 2015 con un rock essenziale ed energico, questa sera su Metal Detector. Allora ragazzi, ciao. Ciao, buonasera. Buonasera, Ciao, che buonasera. bello avervi qui. Grazie. Grazie Grazie, grazie mille anche a voi. per noi. Allora, se iniziate a raccontarci un po' di voi, a raccontarvi, intanto magari partendo dal nome, Onion Rings, quindi anelli di cipolla, Nome molto particolare. è una droga in realtà, Esatto, sì. È di una quelle, droga diffusa. esatto, di quelle droghe accettate, diciamo. Sì, Esatto, sì, legali. esatto. Da quanto siete insieme? Come nasce la vostra musica? Di cosa Noi parlate? siamo insieme dal 2015, che abbiamo fatto le prime prove all'agosto del 2015. E ci conosciamo perché io, Matteo e Niccolò, che è Il l'altro bassista componente, il che sì. bassista, e siamo dello stesso paese, e mentre Mirko si conosce per, diciamo, Via Via Traverse, Traverse, sì. esatto, sì. E niente, ci siamo incontrati, abbiamo fatto le prime prove, dopo 2 settimane abbiamo iniziato subito a fare il primo live, freschi freschi proprio. Totalmente Sì, impreparati. assolutamente. Allora c'è Molto stato rock, proprio dai. un amore fra di voi. Un'intesa Sì. immediata, cioè. Penso già Immediata. dalla prima prova che abbiamo fatto insieme, boh, Scoccata la è scattato scintilla, qualcosa, sì. Wow, Sì. Sì. fantastico. E poi è stata questa, credo, una vicissitudine di impreparazione e però live da fare, chiaramente all'inizio, soprattutto piccole cose, piccolissimi club piuttosto che piccole feste di paese, e però sempre avere un obiettivo da raggiungere ci ha portato, ecco, a fare sempre più collante, aver voglia Sì. di andare, anche un po' con un po' di incoscienza, no? Un pizzichino di buttare, Quindi vi siete ricordo le prime volte impreparatissimi con gli proprio effetti brutti. proprio messi lì a sperimentarvi a Esatto, vicenda nella ci musica. siamo conosciuti Sì, proprio sì. conoscendoci anche musicalmente, penso di poter dire anche singolarmente, no? Perché ognuno aveva da più o meno poco intrapreso, chi un paio d'anni, chi soltanto un anno, anche il suono dello strumento proprio In maniera un po' più in maniera seria. un po' più impegnata, sì. E Eravamo tutti dei raccattati alla stessa maniera, diciamo così. In poche parole. Sì. Sì. E per quanto riguarda invece l'album e i vostri pezzi, da cosa nascono, di cosa Di cosa trattano? parlano, dici? Sì, chi siete, ragazzi? Ma Raccontatevi. allora, per quanto riguarda come nascono, il nostro approccio è abbastanza garage, diciamo così, nel senso ci troviamo in sala prove. Pochissime volte abbiamo degli spunti che vengono già da casa e quindi il 90% nasce tutto lì. Sala. Ah, proprio Insomma, natural, nel sì. senso Sì. buttati Quindi lì, cioè. l'alchimia di l'alchimia è chitarra, proprio sì. quando Bella siete roba. insieme, sentiamo qualcosa di Esattamente. orecchiabile, iniziamo a lavorarci sopra, giro di batteria, basso. Quindi praticamente diciamo che nasce tutto quanto da una jam iniziale Sì, da voi e poi prende forma cerchiamo il vero e di proprio pezzo. lavorare Sì. su roba che ci pare orecchiabile, diciamo, beh, questo è Qualche figo, volta sì. lavoriamoci. Ci sono dei riff magari Sì, un riff che propongo io piuttosto che Mirko, ci scambiamo un po' queste cose qui, però ecco, si vede che proprio prende forma e inizia a formarsi l'embrione soltanto quando siamo tutti Tutti insieme. insieme, sì. Anzi, molto probabilmente quando uno aveva già qualcosa di abbastanza pronto Sì, di o è stato suo, è completamente quasi. destrutturato Sì, e poi presa magari là ecco. non so, un filettino, un Sì. riffettino e poi. Quindi è Molto molto di pancia, anche sì. molto di pancia, anche molto di istintivo E allo stesso tempo collettivo, nel e senso collettivo, esatto. è proprio farina di tutti Di voi tutti, esatto. sì. il Ecco, che pezzo. cosa Che bello. portate voi con la vostra musica? Quali sono i Eccoci. vostri, cioè, qual è il vostro tema, il vostro, cos'è che mettete nella musica voi?
risponde il front. No, credo che io quello che dico sempre è un po' questa voglia di riscatto. Di riscatto non, tante volte non si capisce neanche bene da cosa, probabilmente soltanto dalla quotidianità e un po' dalla routine, la voglia di spezzare un po' le cose che ti accadono e che si susseguono, anche con forse una dose anche di rabbia e di urla, ok, in dei momenti, perché comunque alla fine se uno ascolta i nostri pezzi sono, ecco, uno sfogo, un grido di liberazione e poi anche l'attitudine che cerchiamo di avere sul palco, ma non in maniera costruita, ma veramente in maniera, ecco, proprio come se fosse la nostra oasi in cui c'è possibilità di esprimerci senza veli e senza maschere. Quindi diciamo che anche questa cosa di suonare insieme, di avere questo gruppo e di fare musica in questa maniera può essere anche tradotta in una sorta di terapia personale. Esatto, per quando vai a... Sì, sicuramente, direi di sì. Direi proprio di sì. Sì. Beh, devo dire che avete una grande potenza che si vede sia sul palco che anche attraverso i suoni che utilizzate. Il sound vostro è del tutto, è molto, posso dire, caldo, è molto potente. Bene. Sì, energico, parecchio energico, si sente... Sì, ci fa piacere sentirlo perché è un po' quello che vorremmo trasmettere, sì. Sicuramente. Un bel impatto di suono, una bella carica, ecco, quello... È forse uno degli obiettivi principali. Io direi di vedere un po' di foto di queste volentieri. Di questi ragazzi. Eccoli là. Queste sono le foto di Mari Caminiati, che è una ragazza. Salutiamo volentieri. E penso che questa vi rappresenti anche piuttosto bene, perché questo gioco di luci e ombre è un po' quello che siete, no? Questo, sì, esatto. Un po' queste dicotomie potenti che avete. Ci ha suggerito Marica di giocare su questo chiaroscuro, anche un po' raccontandogli quello che era in generale il disco, che speriamo esca presto. E in particolare All Into the Moon, che è diciamo. Bellissimo. Sì, abbiamo portato delle foto oltre quelle classiche, diciamo, da copertina, quelle in cui che esprimono un po' quello che c'è dietro. E ecco, insomma, questa è molto, una delle foto che mi piace più di tutte. Questa, qui eravamo a Sanremo, dopo il Sanremo Rock, dopo le finali di Sanremo Rock. Un'esperienza che pur nella, il Mango Festival. Bello. Sì, quindi questo bel palco, uno dei più belli. Qui con Diego Cavallotti. Sì, sì. Era questo, eravamo al Legend Club di Milano, è stata una serata della riapertura dopo il 31 ottobre del 19 del, sì. 19, del 2019 era la serata di presentazione della birra di Diego Cavallotti, che è il chitarrista della Cuna Coil, e sì. ci ha invitato il direttore artistico del Legend, che ci aveva sentito in Umbria. È stata proprio una cosa. Eravamo sul palco, stavamo suonando, ho detto: no, venite a suonare a Milano. È stata una città. Subito. Milano, ok, andiamo. Siamo. Quando vuoi. E mentre provavamo su, sì. E... Ecco, questo sono. Sexy. Eravamo sempre a Sanremo in questa posa, ecco, improbabile. Rilassata quasi. È questo il motivo per cui siete andati a Sanremo, per questa foto in realtà. Sì. Il cuoricino stilizzato. Sopra. Ecco, qui si torna a essere un po' meno imbarazzante. Vestiti di rosso per la promozione di Paralove, il primo singolo che abbiamo, insomma, del futuro per promuovere il disco che uscirà. Eccolo, questa è la copertina, disegnata da Lorenzo Lobina, che salutiamo anche lui perché ci ha fatto un lavoro bello che ci è piaciuto tanto. L'avete scelto voi questo, cioè la copertina, avete chiesto voi questo l'idea. Abbiamo studiato con Lorenzo quest'idea di questa sagoma che sul trono perde un pochino si chiama Crownless King, il titolo del disco è Crownless King, e il re senza corona, e con queste sagome di fronte che in qualche modo vanno in aiuto a questo re. E sa, come siamo noi, c'è un po' un'allegoria dietro, anche un po', ecco, un po' pazza così, che ci è venuta in mente, però... Crownless King in realtà era il titolino di un pezzo che noi non abbiamo mai finito, mai uscito, uno dei primi pezzi. La prima canzone composta tutti insieme, che non ha avuto la luce in studio, però...
Però ecco, riflettendoci, mettendo insieme le cose, il re senza la corona, la voglia di riscatto, qualcuno che ti aiuta, che poi è il rock and roll che ci porta fuori dalle Ci nostre spinge. cose. No, bello, sì. Beh, io direi a questo punto di sentire un pochino Il il, video. Volentieri. sì, il loro Andiamo al video. pezzo. Vediamo allora il video e Paralove. Paralove. Thank you.
Paralove degli Onion Rings, bel video ragazzi, davvero. Stai bene Matteo? Sto bene, riguardarlo no, perché un imbarazzo. Ti ho trovato in difficoltà a un certo punto. A un certo punto sì, ero anche quasi morto alla fine sembra. E questo è il video di la regia di Matteo Belardini. Che salutiamo anche salutiamo lui. Salutiamo e ringraziamo. Con Marta anche Fornaciari che è stata bravissima, l'attrice che diciamo appare di più nel video insieme a me. E è stata una bomba di esperienza perché comunque sono stati 3-4 giorni di riprese spalmati in un tempo un po' più lungo, ma è stato bello anche provarsi in questa cosa qui. Abbiamo fatto altri video musicali però diciamo, non così costruiti, in questo c'è stata una struttura dietro e ci è piaciuto anche questa cosa di aver dato il testo a Matteo, che è il nostro caro amico, che poi ne ha tirato fuori una storia completamente autonomamente. Abbiamo dato carta bianca, lui ci ha chiesto di fare, mi ha chiesto di fare ecco, l'attore, poi avrebbe pensato lui al resto. E questo è stato quello che è uscito proprio dalla sua interpretazione di Paralove. E questo ci è piaciuto perché poi vedendolo, e come era venuto fuori, è anche in linea con quelle che erano le intenzioni di Paralove, no? Del pezzo, quello di scioccare da un certo punto di vista, perché comunque ci sono delle scene anche forti, un tema anche particolare che è quello del... alla fine degli affetti vissuti in maniera malata sì? Che penso che a vari livelli magari anche l'esperienza di se non di tutti comunque di molti e quindi niente, è stata una grande soddisfazione rivederlo ora anche un po' freddo, no? Dopo un paio di mesi dall'uscita che i primi giorni visto lo guardi a ripetizione esatto quasi il significato dopo dicevo basta perché a parte che poi sei autocelebrativo, guardi solo per te. Anche avete qualche aneddoto da raccontarci riguardo al video? Ma a parte lui che ha sistemato male la pallina. No, però non era colpa sua, forse. È una svista. No, io ho provato la scena del bacio, ingresso, prima l'ho provata con il regista, con Matteo. Ah, wow. Ma proprio quasi, ecco, ce l'avevo qui, me lo ricordo bene. Una delle cose da raccontare al terapeuta che sì, al terapeuta esatto, e anche alla fidanzata ecco per smorzare un attimino perché capire no però è stato quello diceva è stato ganzo poi abbiamo distrutto casa un nostro amico Pietro per fare quella scena lì perché c'era il sangue finto alla fine dappertutto la casa era nuova quindi abbiamo fatto un po' di macello, però... Direi di ringraziare anche lui a questo punto, perché... Con tutto il cuore. E questo è un'altra... Mi aggancio a questo discorso qui per dire della community che c'è intorno agli Onion Rings. Io credo che tutte le band ci abbiano bene chiaro quanta fatica e anche quanti costi ci sono per fare anche promozione ad un disco o ad un pezzo. E credo che molte di queste cose qui siano state alleggerite sicuramente dal lavorare con amici, non solo a livello economico, perché comunque come ci piace che il nostro lavoro sia riconosciuto, ci piace anche che quello dei nostri amici, certo. Però c'è uno spirito bello, ecco, di collaborazione. Esatto. Come tanti amici d'infanzia, tante cose che poi tutti hanno preso delle vie sempre artistiche le più disparate. Abbiamo registrato il disco da Arturo Magnanenzi, che è un amico... Sì, anche lui è un amico mio, primis, di lunga data, poi è diventato di tutto il gruppo, in realtà. Ecco, questa è una cosa che ci piace sempre tanto, sì. Sì, assolutamente. Per quanto riguarda invece l'aspetto della pandemia che ha colpito tutti quanti dal punto di vista di organizzazione, come ci stavate raccontando prima, appunto guardando le foto, era... poco prima dello scoppio della pandemia e poi vi siete, come tanti altri gruppi, ritrovati un attimino in difficoltà, fermi. Come l'avete affrontata, vissuta, se ne avete tirato fuori qualcosa anche di positivo magari per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, compositivo dei gruppi, dei pezzi? Io penso, per come l'abbiamo vissuta noi, il lato positivo è che non ci siamo mai buttati giù di morale, cioè nel senso abbiamo cercato sempre, rispettando le regole e tutto, di riuscire a trovarsi, a continuare a provare in sala, a suonare, cercare di... O streaming. Sì, o streaming anche,
Abbiamo provato a fare un paio di video in cui ognuno suonava da casa, ecco, insomma, dove era. Certo, con varie piattaforme. Esatto. Però il lato positivo, come dicevo, è che non ci siamo mai abbattuti, ecco. Secondo me è la cosa fondamentale per riuscire a sopravvivere a questo periodo, insomma. Anche scegliere di produrre un disco e di cominciare a lavorarci in questo periodo qui è stato molto Coraggioso. sacrificato. È stato Infatti, difficile, ma sicuramente. in realtà sì, avevamo Sì. iniziato poco prima Sì, e è poi proprio per le quello. registrazioni 2 mesi sono prima che andate succedesse tutto, sì. a singhiozzo durante la pandemia. Sì. Allora, per rimanere un po' sul clima del disagio, Giusto. adesso praticamente un nostro inviato vi farà delle domande brutte, ma sarete voi a Ah, sceglierla. ok, Potete bello. scegliere una domanda sorteggiando un numero da 1 a 5. Chi lo sceglie? Tu lo scegli. Mirko? È più vicino, dai. È Allora più la mano innocente. facciamo tre, dai, nel mezzo. Vai. Vai, bello, 3 mi allora piace. vediamo un po' che cosa ci aspetta con la domanda numero 3. Ragazzi, a voi. Non mi è mai capitato di aspettare un membro della vostra band perché sarà infrattato con una e 4 ore e mezza e l'aspettate per andare a casa che ne potete più. Io vorrei sapere dov'è. Bella giornata. Bella giornata seppia. No, nulla. L'ha fatto? Un attimo. Un attimo. Una pigiatina sarà durata 2 minuti. 2 minuti? Due minuti e mezzo. Sei uno sperminator. Beh, dalle 9:30 ti aspetto, sono le 4:15 di notte. Vabbè, si è appena finito di suonare. Dai, andiamo, dai. Dammi un minutino. Sì, Vai, vabbè. vai, si va. Sì, E no, magari anche ringraziamo. 6 ore si aspetta, non è vero. Magari. 6 ore è nella media. Noi ci dissociamo ovviamente dalle domande dei nostri due Di Peppe e inviati. di GMC che salutiamo comunque. Esatto. Su Ma questo. diciamo che per queste motivazioni qui forse no, però anche all'ultimo live recentissimo, per esempio, avevamo perso Niccolò, il nostro bassista, che in questo Post-concerto, momento non c'è. è sparito. E tra l'altro era il suo compleanno, tra l'altro, quindi lo stavamo chiamando così anche per fare gli auguri Ci aspettavamo che e tornasse niente. dopo il live e sarà sparito. Lui è quello che sparisce un po'. Non Sì. so se anche per questi motivi qui, spero per lui di sì. Però ogni tanto è quello che Beh, sparisce. per lui, insomma, Personalmente non mi è sì. capitato, per ora, però siccome Da questo è un cliché un po' da sfatare, sfatare, dici? Non un'esperienza vero, diretta è un però. po' da sfatare, però ecco, mai mettere freni alla provvidenza. No, Perfetto. Per quanto riguarda invece il pubblico, quindi tutti quanti i vostri sostenitori e chi vi segue, avete pagine social Sì. comunque Facebook, dove vi trovano? Dite. Instagram, siamo Onion YouTube, Rings Official, sì. Onion Rings Official su Instagram, Onion Rings su Facebook e Onion Rings Official su YouTube. E poi su Spotify ci sono i nostri pezzi usciti finora distribuiti, tutto il primo EP, i 2 singoli dall'album prossimo che speriamo esca entro l'anno. Consigliamo di scrivere anche il titolo delle canzoni perché altrimenti escono Un po' migliaia di video di no, ogni ordine. di ricette. Su Spotify quelle ancora ci l'inganno. si salva. Su Spotify, però su YouTube poco, ecco. Avete scelto un nome Sì, pesante, esatto, quindi con pesante una. in tutti i sensi. Sì, in No, tutti i è vero. sensi. Se si fa lo scalino di accostare il nome alla band, è fatta, non te lo scordi, perché Onion Rings ti rimane in testa, però ecco, farlo, Quello ce ne difficile, vuole. Ce ne vuole. dici? Va bene, ragazzi, è stato veramente un piacere enorme avervi qui con Anche noi. grazie mille per Grazie a essere voi. venuti. Davvero di vedervi dal vivo al più presto possibile Speriamo. e perché no, anche di ritrovarci qui a Metal Detector. Volentieri, Molto volentieri, volentieri. molto volentieri, grazie davvero. Grazie a voi. Buona Grazie. serata. E noi invece ci ritroviamo qui su Clivo TV, canale 680 del Digitale Terrestre. Stay Rock!